Zaccheroni, sotto la curva nord dello stadio Friuli, è intatto il feeling tra l'attuale tecnico del Milan e la tifoseria dell'Udinese. E non dimentichi i grandi risultati ottenuti appunto dall'Udinese di Zaccheroni. C'è un premio anche per Birof, che invece sotto la curva nord non è andato dopo le polemiche legate alla gara di andata. Buona partenza dell'Udinese. Prova Locatelli, attento Abbiati. Valen, Sosa che prova il colpo di testa con un pallonetto fuori bersaglio. Albertini, punizione. Birof salta con Bertotto che colpisce la palla con la mano. Boggi non ha esitazione, calcio di rigore per il Milan. Protesta Bertotto che sostiene di essere stato spinto da Birof, molto esperto, molto astuto in questa occasione, ma evidente anche l'ingenuità commessa da Bertotto che salta alzando il braccio destro. Boban castiga l'ingenuità di Bertotto e porta in vantaggio il Milan. Esultanza del croato e della tifoseria rossonera, tiro potente e preciso, non può nulla Turci, nonostante l'intuizione, mentre impassibile, vedete Zaccheroni al momento della trasformazione del penalty. Prova l'Udinese a rispondere con Amoroso, Amoroso che poi viene steso da Maldini, vorrebbe l'espulsione l'Udinese, Boggi non valuta quello di Maldini, intervento da ultimo uomo, c'era in linea Sala. Conclusione potente di Navas, si oppone a Biati. Ed ora occhio a Weah. Supera Navas e Bertotto, gran numero, c'è anche la lucidità per l'assist a Boban che colpisce forse non come vorrebbe ma mette la palla dove nessun portiere al mondo potrebbe arrivare. Scatenato anche nella gioia va, rivediamo il gran numero di Weah, assist per Boban che indisturbato colpisce d'esterno, palla nel sacco. Poi su punizione di Albertini, colpo di testa di Birof, segnato questo gol sotto la curva nord, non esulta Birof per rispetto ai tifosi dell'Udinese. Milan che ormai sembra avere il match in pugno, indisturbato Birof al momento del potente colpo di testa e partecipa alla festa anche Weah, 99+1, centesima presenza in Serie A per il liberiano. Passiamo alla ripresa, intervento di Ambrosini su Amoroso, Amoroso avrebbe il calcio di rigore, Amoroso viene accusato di simulazione da Ambrosini, c'è un prolungato duello verbale. Rivediamo la spallata di Ambrosini. Valen, Sosa, appoggia per Amoroso, straordinario il controllo di petto, protezione della palla e rete. Si riaccendono un po' le speranze dell'Udinese, sa di non poter perdere tempo Amoroso, eccellente, lo stop che fa fuori Ayala, poi Amoroso resiste a Maldini e di sinistro batte Abbiati. Birof dice qualcosa ad Albertini su questo calcio di punizione. Ed Albertini mette la palla evidentemente lì dove la aspettava, Birof. Niente da fare per Pierini, secondo gol del tedesco, niente da fare per Turci. Il Milan ha molta fantasia in attacco, Boban, Birof, assist per Weah che non sbaglia, porta ormai sguarnita e Weah fa vedere una volta di più la maglia sotto la maglia ufficiale. È il delirio nel settore occupato dalla tifoseria rossonera, ecco il colpo vincente dell'indisturbato Weah. Con orgoglio l'Udinese vuole dare almeno soddisfazioni parziali ai suoi tifosi, qui sbaglia Sosa colpendo male con il destro, poi Sosa di potenza cerca di segnare il secondo gol per la sua squadra, fa fuori Ayala ma c'è l'intervento di Maldini, grande partita del capitano del Milan oggi. Birof, destro, da fuori, Turci e poi ancora Turci sul tentativo di Guglielmi in piedi. Il finale è tutto rossonero, ha mai mollato l'Udinese, Birof colpisce leggermente d'esterno, ringrazia Ganz che è subentrato a Weah e poi ancora Birof, carica il destro e mette fuori, graziando stavolta la sua ex squadra. Quando fischia Boggi sono 5 le reti al passivo dell'Udinese che ha vinto gli ultimi 5 confronti interni in campionato. Birof regala la sua maglia ai tifosi del Milan, è stata una grande...